Grazie Pino e ben ritrovati. Cari amici, il canto lirico, la musica orchestrale, quanti momenti di emozione ci regalano alla vita di ciascuno di noi. L'emozione dell'uomo con la musica è una simbiosi perfetta. E anche a Caltagirone, nel corso di quest'estate, noi rivedremo questi momenti concretizzarsi in diverse occasioni, in diversi luoghi, in diversi momenti. Io sono qui con alcuni amici che per far presente, per non pubblicizzare quanto portare a conoscenza, un momento musicale di grande impatto culturale, piacevolissimo, estremamente adatto ad un pubblico esigente come quello della nostra città. Saluto qui con noi Jack Livigni. Buonasera Jack Livigni, americano di Filadelfia, coordinatore del Mediterranea Opera Studio, che si prefigge di formare con masterclass un intero stuolo di musicisti, di cantanti lirici, di soprano, di tenori. Quanto di meglio offre la musica, come dicevamo prima. Accanto a lui la carissima amica Nelly Mirichow. Buonasera. Non mi sono sbagliato finalmente una volta tanto. No, bellissimo, grazie. Conosciuta dai calatini, ormai una madre per i cittadini di Caltagirone, da come hanno preso a volerle bene. E accanto a lei, cara Covey, quindi devo stare più attenti perché è la prima volta che ci conosciamo. Di che paese è lei? Degli Stati Uniti? Sì. Anche la statunitense. E naturalmente due di Caltagirone, questa volta Doc, Alemanno Oreste, responsabile del convitto INADEL di Caltagirone, e Fotero Franco, coordinatore socio-educativo dello stesso. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Quanti. Jack, cosa avete in pentola quest'anno? Ma abbiamo un programma molto bello, siamo contenti di essere di nuovo a Caltagirone. Questa è la nostra quarta edizione della Master Mediterranean Opera Studio e Festival svolta a Caltagirone. Quest'anno riportiamo ancora opere italiane per il pubblico calatino. Abbiamo in programma un bellissimo concerto d'apertura e poi seguiamo con le opere di Puccini, Madama Butterfly, di Mozart, Le nozze di Figaro e di Donizetti, L'elisir d'amore, tutte fatte con orchestra, con scene, costumi, dando la possibilità a questi giovanissimi cantanti di alto livello. Quest'anno abbiamo un impatto culturale di alto livello, come dicevamo. Alto livello, abbiamo dei cantanti da 35 paesi quest'anno. Sì, sì. Abbiamo contato 35 paesi esteri e italiani. Quali sono i paesi che rispondono con più accanimento a questa tua di esperienza? Solito abbiamo avuto l'esperienza di avere tanti americani. Quest'anno gli americani sono una minoranza e ci sono tantissimi dall'Inghilterra, abbiamo un contingente australiano numeroso, tedeschi, britannici, tanti di tante nazionalità diverse. Veramente siamo contenti, crea una diversità, opportunità di scambiare anche a livello culturale questi giovani artisti che si presentano da noi. E dicevo, di alto livello, veramente giovani, ma di un talento e di una capacità molto alta. Cara è una di queste? Cara è la nostra assistente, lei è una dei responsabili del gruppo dei cantanti quest'anno. Anche lei è una cantante che ha avuto l'esperienza di essere qui a Caltagirone dalla prima edizione come soprano. Adesso lei ha incominciato anche a cantare a livello internazionale come soprano. Sì. Infatti volevo chiedere a lei, l'abbiamo voluta portare per conoscerla ma anche per presentarla al popolo calatino, per dare la sua esperienza riguardo a cosa ha significato per lei a fare questa master. Se posso chiedere, certo, a lei. Certo, come no. I would like to know from you what participating in MOSF has meant to you as an artist for your artistic development. L'ho chiesto cosa ha significato per lei partecipare alla nostra master per il suo sviluppo artistico e professionale. So participating in MOSF for me has been really invaluable to my knowledge as a singer and to helping me establish my career, to have the opportunity to learn from these great masters like Jack and Nelly, who are just amazing vocal technicians and like true
true singers of the bel canto style. Let me take from there. Yeah. Per me è stata un'opportunità molto grande a livello artistico poter partecipare a questa master, dove ho appreso tanti suggerimenti tecnici e artistici per elevare la mia arte. Aver imparato da maestri come Nelly Milicioiu, Jack Levine ed altri che mi hanno condiviso con me questa conoscenza. Sure, and just the coaches that we're able to work with from the Metropolitan Opera, from Royal Opera House, Covent Garden, and just all of these prestigious houses all over the world, we learn so much, and not just myself, my colleagues have grown so much from this experience. Yeah. And e ho imparato moltissimo dai professori, noi li chiamiamo coaches, sono come delle guide musicali che vengono da noi, dal Metropolitan Opera di New York e anche dal Teatro Reale di Londra, Covent Garden, che hanno condiviso con me, diceva lei, tantissima della loro esperienza. Dopo le lezioni di Nelly, nei palchi di Londra. Esatto. Lei è siamo un po' diversi, perché noi siamo i maestri di canto e quelli che si chiamano coach sono i pianisti che sanno musica, che sanno fraseggio, sanno le lingue, e a quel punto certo che le conoscenze sono un po' diverse, ma è un misto fra di noi. Nelly, tu ormai sei una cittadina caltagironese. Assolutamente. Cittadina del mondo. Sono sicurissima. Io sono cittadino onorario dall'anno scorso. Sì. Mi hanno dato la cittadinanza onoraria, di cui sono molto fiero. Sì. Complimenti. Grazie. Io aspetto la mia. Quest'anno da cosa differisce il programma rispetto agli anni scorsi? C'è una sorta di continuità o un rinnovamento nella continuità? Certo che c'è una continuità. La cosa che è incredibile per me come esperienza, come artista, è che ho trovato che io lo chiamo il genio di Jack, che ha cominciato come un sogno che lui l'ha avuto da tanto, tanto tempo, ad avere nella sua patria, nella sua terra, di fare qualcosa che può portare in Sicilia, ma anche i siciliani che portano a noi come mondo internazionale. E per me quel sogno è stato una cosa, anche dall'inizio, un po' pazza, perché non ci ha messo tanto, tanto lavoro, tanti sacrifici, e siamo arrivati in quest'anno, che devo dire che è il migliore di tutti gli anni. Abbiamo dei cantanti incredibili, anche se giovani, però con delle voci, dei talenti che sono favolosi. Sì. Veramente, abbiamo ascoltato il primo giorno che devono fare un tipo di concerto dove si chiamano aria in quale mori, perché devi cantare qualcosa di complicato, di difficile, perché noi li capiamo, li conosciamo. E in quella giornata non ho sentito una persona che potrei dire c'ho un dubbio su di questo. Poi abbiamo già incominciato a lavorare con loro e sono disponibili, sono affezionate, sono interessate di quelle conoscenze che le possiamo dare. È veramente una grande gioia ad avere colleghi da tutte le parti di Covent Garden Metropolitan e avere anche le persone che hanno dal passato un'esperienza nel canto, nell'essere un artista, però che aiutano anche con un po' di organizzazione, che lo facciamo tutte come una famiglia. Sì. Io vivo a Filadelfia, però mi rendo conto che per poter realmente capire l'opera italiana bisogna capire la mente e il cuore di un italiano. Allora, questi giovani da tutto il mondo devono venire qui, e io dal primo giorno che sono arrivato ho detto: dovete andare in paese, dovete parlare con le persone, capire come le persone parlano, come esprimono i loro sentimenti, che livello di voce usano, perché noi italiani non abbiamo voce dentro casa, come dicono gli americani, indoor voice. Noi non abbiamo voce per dentro casa, noi parliamo sempre a voce alta. Certo. E questo è un tipo di vocalità che si presta verso l'opera. E io ho voluto spiegare a loro: andate, parlate con la gente, incominciate a capire cosa significa essere un italiano, e quando poi mettete questa conoscenza nel repertorio lirico, capirete un po' di più. Certo. Come si canta. Il grande... Sì, perché gli inglesi, anche gli americani, hanno un certo tipo di timidezza, e per quello che sempre gli ho detto, dico: ma voi siete andati in Italia perché sentire, ehi cameriere, mi parli adesso?
tutti parlano una certa dinamica, una che è bellissima, certo. Infatti quando arrivo al convito, che devo dire che è una famiglia bellissima, che ci abbracciamo sempre, il minuto che entro nella convito dove siamo noi adesso, Jack parlerà un po' di più, ma tutti ci siamo, Nelly, ciao, benvenuta, è una famiglia, ci conosciamo, una cordialità non costruita, non affettata, esatto, vissuta interamente come genuinità. niente è impossibile. Quando chiedo qualcosa sono amabile, sono cortese, sono con rispetto, veramente è una gioia di essere qui. D'altro canto, quando Goethe a fine 800, fine 700 venne in Italia e vissuto alla Sicilia, disse: per comprendere gli altri paesi bisogna conoscere bene la Sicilia. Assolutamente. Qui c'è la chiave di tutto. Certo. Bravo. Io ho, dato che lei, Nelly, l'ha menzionato, ho una grandissima stima, ma anche una grandissima, un senso di riconoscimento e di gioia nell'accoglienza che abbiamo avuto ormai da 3 anni al convitto IMPS, il dottor Aleman, il dottor Fodaro. Loro sono come dei supporti per la nostra organizzazione molto importanti. Posso dire tranquillamente che senza l'appoggio del convitto IMPS sarebbe molto difficile per noi poter fare questa, perché lì al convitto, a parte l'equipe, le persone che lavorano, che sono così alla mano per aiutare i giovani, ma abbiamo questo auditorio, l'Aula Magna, che è un posto perfetto dove poter esibirsi e dove fare prove per l'orchestra. E poi ci sono tutte queste camere che sono sempre pulite, tenute bene, e i giovani possono trovare un loro ambiente dove poter studiare. Abbiamo anche una mensa, una cafeteria, si dice mensa? Sì, dove possono mangiare con un e non è facile, perché quando c'è un gruppo di tanta gente, che poi vengono da tutte le parti, che non ci conosciamo e non si sa mai se sono maleducati, non si sa mai. Certo che loro hanno trovato sempre una comprensibilità, e che ci hanno capito che anche sono giovani, che hanno bisogno di un po' di tempo per accomodarsi con lo spirito italiano e di trovare lo stesso rispetto che loro ci danno a noi. Il vostro intervento chiama in causa naturalmente il responsabile dell'INPDAP, o INADEL, ex INADEL, oggi INPS. Adesso INPS. Dottor Aleman, senza il vostro supporto sarebbe stato difficile per costoro costruire un mondo musicale di grande dimensione culturale. Sì. Io devo dire che vorrei iniziare proprio con un ringraziamento alla Mediterranean Opera Studio, perché è la Mediterranean che fornisce a noi un'opportunità per presentarci al territorio di Caltagirone con un'iniziativa anche diversa da quella istituzionale, perché noi durante l'anno ospitiamo ragazzi, dai bambini dai 6 ai 18 anni, li aiutiamo nello svolgimento dei compiti, li aiutiamo a crescere assistendoli e guidandoli anche nella frequenza delle varie scuole, ecco, dalla scuola primaria a quella di primo grado e alle scuole diciamo superiori. Però, e quindi questa è un'attività che si inserisce, diciamo, nei progetti educativi più ampi, ecco, che avete. E che si inserisce proprio nel nostro progetto condiviso dalla direzione regionale IMPS di far sì che il convitto di Caltagirone sia un laboratorio di opportunità. Quindi noi vogliamo dare, ecco, a chi si rivolge a noi, che siano le famiglie, che siano le scuole, che sia la Mediterranean o altre agenzie, ecco, di istruzione, di cultura, un'opportunità. Quindi ringraziamo veramente di questa possibilità che ci viene data. Dottor Fotaro, in che modo questa attività si inserisce con i progetti educativi che voi avete in mente di realizzare? Cosa accade concretamente? Accade che c'è un'integrazione bellissima. Loro, come ha detto Nelly, vivono da noi in famiglia, sì, sono accettati benissimo, noi altrettanto. Quindi diciamo anche no tante volte. E solo così bisogna andare avanti, anche sì, dicendo no, diciamo ai ragazzi, ma diciamo anche a loro. Quindi per noi innanzitutto è un piacere, un onore sempre ospitarli, perché noi portiamo avanti un progetto educativo, ma apprendiamo anche tante cose da loro, anche dal loro modello organizzativo. Devo dire, a volte ci dà qualcosa in più, ci dà una spinta in più, perché anche noi possiamo migliorarci per quello che dovremmo fare e facciamo tuttora in convinto.
Tengo a precisare che in questo momento in Convitto è un fermento di attività, cioè un fermento di attività perché loro, 80 persone, 80 musicisti di altissimo livello si affiancano a 150 bambini che fanno un campus estate insieme, si chiama, e che portiamo giornalmente a un campus proprio perché facciamo una serie di attività educative che vanno da una serie di laboratori artigianali, di pittura, di ceramica, collaterali, diciamo. Collaterali, ecco perché giochi in lingua inglese, quindi ecco perché da loro a volte apprendiamo anche questo modello organizzativo, oltre che ovviamente la simpatia e quando ci incontriamo con i ragazzi, assolutamente, sì. Quando ci incontriamo con i ragazzi sul corridoio, sono così gentili, provano di parlare l'inglese poi ci diamo del five e già anche loro ci conoscono molto bene, sì, veramente c'è un'atmosfera molto amichevole, che siamo molto grati. Bella. Oltre a Caltagirone, quali altri paesi saranno visitati dal vostro gruppo? Per quanto riguarda recite e spettacoli, noi siamo all'Inps quest'anno. Potrebbe darsi che magari visitiamo qualche altro paese, però per ora non abbiamo in programma. E il programma qui parte, abbiamo visto, dal 30 di giugno, termina il 4 di agosto. Quali sono i momenti, abbiamo visto quali sono quelle delle varie opere. In che modo noi riusciremo a vedere questi giovani adoperarsi per realizzare l'opera? Prima dobbiamo dire che sabato è il nostro, sì. I maestri, che poi canteremo delle cose che sono molto bellissime e poi spero che abbiamo una sorpresa alla fine del concerto che sarà dedicata alla città. Esatto. Sì. Qualche altra cosa volete aggiungere? Poi, io volevo dire che tutti gli spettacoli sono gratuiti. Uno può, andando sul sito operasicilia.com, c'è una scaletta dei giorni in cui saranno fatte le opere, può anche prenotare un biglietto, sono biglietti gratuiti, ma può prenotare anche un biglietto dove avrà un posto a sedere un po' più vicino al palcoscenico prenotando. Quindi noi vogliamo invitare quanto più possibile tutte le persone di Caltagirone e della regione attorno a venire a gustare un po' questa parte dell'arte. Potete vedere le giornate degli spettacoli su questo sito, operasicilia.com. Jack, il tuo essere qui a Caltagirone da diversi anni, già stai producendo una pronuncia calatina. Grazie. È vero, l'ho notato anch'io. Nasale, proprio. Siamo a Caltagirone. Caltagirone, quindi sta assorbendo il nostro modello linguistico di espressione. Sottolineo la finalità che ci accomuna alla Mediterranean, ecco, come Convitto Inps in questo contesto, ed è quello di offrire alla città, per quello che possiamo fare, quindi nel nostro piccolo, ecco, la possibilità di godere di queste opere a titolo gratuito, in un contesto che è bellissimo, in uno spazio dove c'è un'acustica formidabile, con aria condizionata, sì. E a cura di veramente persone di altissimo livello, sì, ecco. Sì. Quindi invitiamo tutti a partecipare, ecco, per noi è motivo di vanto, ecco, di orgoglio poter invitare tutti a partecipare nelle diverse date. Sì. Un vanto, a questo punto noi che abbiamo detto che gli ambienti sono puliti, che la cordialità, questo fatto tutti fa onore a una squadra, noi dobbiamo essere tutti una squadra con loro. E noi siamo una squadra in Convitto, e perché così vinciamo, perché così riusciamo a raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo. Tengo solo ad aggiungere che è uscito proprio da pochi giorni, giusto dal 26 di giugno, alle ore 12 del 26 di giugno e fino alle ore 12 dell'11 di luglio, la possibilità di fare partecipare al bando di concorso per i posti in Convitto per i figli dei dipendenti della pubblica amministrazione. Quindi è una cosa importante, è un'opportunità importante che deriva dallo 0,35% che i dipendenti della pubblica amministrazione versano in questo fondo crediti di attività sociale, viene obbligatoriamente trattenuto sulla busta paga, e quindi è un'opportunità non indifferente. Questo e tante altre opportunità che dà lo 0,35%. E prendiamo atto anche di questo. E siamo in Convitto anche per dare una mano, ecco, nel presentare queste domande che si fanno online, naturalmente. Comunque bisogna. Opportuno averlo ricordato proprio questo. Sì, sì, è importante. Sì. Naturalmente noi non vi lasciamo andare via se prima non ci fate ascoltare qualcosa del vostro repertorio.
Oh dear. What can we sing for them? You go. Fari giocare. The middle of it. Fari giocare a noi lasceremo. Rifiorirà. Grazie, applauso. Grazie a Jack, grazie a Nelly, grazie a Cara, grazie a Oreste, grazie a Franco. Grazie a voi per essere qui intervenuti. Vi ringrazio e quindi la maggior fortuna possibile la auguriamo a coloro che credono nella cultura, credono nella musica, credono nell'uomo e nella donna, ovviamente. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui presenti e passo subito la parola a Pino dopo un momento di pubblicità. Grazie.